Successo casalingo per l'AMBC Servizi, che piega la resistenza del CRT Group College Borgo Manero per 85-78. Partono subito forte gli amaranto di Coach Evangelisti, la SBA piazza un 15-4 di parziale iniziale. Con il passare dei minuti Borgo Manero accorcia le distanze, andando a chiudere il primo quarto in svantaggio 19-12. Nel secondo quarto Arezzo tiene in mano l'inerzia della gara, ritornando a più 13 dopo una tripla di Jankovic. Poi sono gli ospiti con due triple di Ferrari a rifarsi sotto, tanto che le due squadre vanno a riposo sul 42-34 per la SBA. Al rientro in campo Borgo Manero sorprende la MMC Servizi con un break di 7-0 che riporta in equilibrio la partita. Gli ospiti trovano il 48-47 con un tiro dalla distanza di Benzoni, dall'altra parte una tripla centrale di Toia a riportare immediatamente avanti la SBA. Il terzo quarto si chiude in perfetta parità quota 56. Gli ultimi 10 minuti si aprono però con un'Amen molto reattiva, con due triple consecutive di Zocca che bucano la difesa zona avversaria. I ragazzi di Coach Evangelisti prendono qualche lunghezza di vantaggio, lavorando bene anche a rimbalzo difensivo. Il colpo decisivo provano a darlo i canestri da tre punti ancora di uno scatenato Zocca. Raggiunto il più 10, la partita sembra indirizzata, ma Trucchetti segna due canestri da tre in soli 20 secondi, riportando i suoi a meno 4. Nel possesso successivo Semprini segna un piazzato importantissimo, ma ancora Trucchetti firma il meno 1 dalla lunga distanza. A questo punto Toia non ci sta e segna prima una tripla, poi serve un assist perfetto ancora per Semprini, che appoggia a tabellone il canestro dell'82-77. Dopo un'altra ottima difesa ci pensa Jankovic a chiudere definitivamente la partita con un'altra tripla, la 14esima degli Amaranto, che poi gestiscono gli ultimi secondi con attenzione e si conquistano i due punti con il punteggio di 85-78. Sabato prossimo, ultima trasferta stagionale sul campo della S Solar Gallarate, unica squadra capace di violare il Palasport Estra in questa seconda fase. Motivo in più per cercare di prendersi il successo lontano da Arezzo. Siamo partiti molto bene, loro difendevano a uomo, li abbiamo messi subito in difficoltà, poi hanno deciso di fare 35 minuti di zona e si abbassano i ritmi e giustamente sembrava una partita a bassissimo ritmo, però siamo stati bravi a trovare le nostre soluzioni, anzi onestamente non avevamo più neanche allenato la difesa a zona e trovandosi 35 minuti così non è mai facile, invece sono stati bravi ragazzi. Adesso ci abbiamo le ultime due, vogliamo andare a vincere fuori casa a Gallarate la prossima, poi ci abbiamo Varese in casa, comunque vogliamo sicuramente far vincere tutte le partite e riuscire a far giocare anche i ragazzi più giovani.